ci si pone in varie zone del paese. Lo stiamo facendo con risorse e anche con interventi di commissariamento per poter sveltire i tempi, perché noi rischiamo davvero un'infrazione UE molto pesante da una parte e comunque da un punto di vista ambientale una situazione di questo genere che si ripropone, ripeto, in gran parte del paese è intollerabile. Il commissariamento già è in essere oggi per quanto riguarda varie depurazioni nell'isola. Questo è fatto proprio per sveltire le procedure, perché con le procedure di commissariamento tutto è più semplice.